Amici telespettatori, buonasera, buonasera a tutti. Come vedete, questa sera gli incontri sotto l'albero in studio hanno un ospite gradito. Lui è Nico, Nico Albano, Ciao ragazzi. simpaticissimo, cantautore, musicista. Qualcuno di voi già l'ha conosciuto nelle nostre reti. E oggi abbiamo la fortuna di averlo live, quindi con noi. Dai, inaspettato, però insomma, è arrivato. Cordialmente. E mi fa piacere. Fa piacere perché poi, tra l'altro, oggi abbiamo condiviso una bella giornata, abbiamo parlato di tante cose, della musica. La musica che è il tuo mondo, la musica è qualcosa di importante. Tu viaggi sempre con la chitarra. Sempre, sempre. Infatti adesso c'ho freddo, perché so, ce l'ho sempre sulle spalle, ma non mi trovo. Nico, come inizia questa tua avventura nella musica? La mia avventura nella musica inizia, diciamo, adolescenza, con diciamo, l'incontro con un mio carissimo oramai amico storico, insomma, che mi segue sempre, insomma, in ogni dove, in ogni quando, Giuseppe Simioli. Quando mi sente per sbaglio a casa, insomma, a casa mia, ad un karaoke organizzato da mio padre, e da lì dice: "Cacchio, sai cantare? Fallo, perché non lo fai? Cosa stavi aspettando?" E da lì inizio, insomma, a crederci a credere in me e a questo sogno. E da lì poi, insomma, concorsi e via dicendo, e ho iniziato a prendere sul serio. La chitarra mi viene, insomma, consegnata da mio padre, perché anche lui, insomma, suonava da ragazzo come mio nonno, quindi in qualche modo era già predestinato, anche se io non lo volevo, non so se non lo volevo ammettere o non lo sapevo. Alla fine, insomma, mi è capitato e l'ho abbracciata. Hai abbracciato La la chitarra chitarra. con la musica. E Quindi chitarra, musica e testi, perché tu scrivi. testi, sì, scrivo, poi ho imparato anche a scrivere, sì, ogni tanto, prima analfabeto, però poi a scrivere siamo imparati. No, in realtà, ma a parte scherzi, anche quello è iniziato in realtà per scherzo. Papà, insomma, nel frattempo che mi insegnava, insomma, i primi accordi, le prime note, e da lì ho detto: "Ma perché non provi a buttarci giù qualcosa di tuo?" In realtà è andato perché lui aveva questo giro di accordi che suonava, diceva: "Ma facci qualcosa, giocaci." E mi è risultato così naturale. Quasi, cioè non me lo sarei mai aspettato che potesse essere così facile, diciamo, tra virgolette, buttare giù qualcosa. E da lì poi è iniziato tutto un po' un lavoro su come e cosa, perché se dall'inizio, insomma, appunto è come uno, cioè, inizia come un gioco, poi inizia a capire che proprio tanto gioco non è, cioè ci si diverte sempre, però sempre con cognizione di causa. E diventa una professione, ma diventa un gioco quando poi tu realizzi uno spot per gioco che diventa lo spot ufficiale della tua ultima canzone con la quale noi iniziamo questa puntata. E quindi guardate un po' cosa combina. Signor Albano, con le prossime domande lei si gioca tutto. Mi raccomando, non sbagli. No. Qual è la capitale dell'Islanda? Reykjavik. L'erba del vicino? È sempre più buona. Per me, la cipolla. Signora! I livori. Il prossimo singolo di Nico Albano esce il giorno? 15 ottobre 2021. Bravo, lei ha appena vinto. Sì, Prenda il sì. suo premio. Ma è l'ombrello. E mi dispiace, eravamo a corto di budget. Ma come? Avanti, prossimo! È divertente lo spot, è divertente. Com'è ti è venuta questa idea? Ma guarda, me lo sto ancora domandando. Non lo so. Non lo sai. No, ma a parte scherzi, in realtà questo, insomma, questo fa parte del mio lato, diciamo, umoristico, comico, che non è che ha un vero e proprio, come dire, filo conduttore, ma che, insomma, a parte da scherzi, giochi, battute, ma perché non facciamo, perché non diciamo niente, insomma, in realtà è partita appunto per scherzi, insomma, cercavo un'idea, diciamo, divertente per promuovere il mio singolo, come ho già fatto magari per altre situazioni, e ho detto: "Dai, sarebbe bello." Cioè, che avevo acquistato questo tenone, diciamo, questo green screen, dobbiamo usarlo in qualche modo. Qual è il Certo. modo più semplice per farlo? L'ho trovato su Amazon, quello che poi si vede Il nel televisore. video, non il televisore. Io ho trovato proprio il tastino, Ah. il pulsante da con la X, Ah. ok?
cacchio, devo fare. Che bello questo giochino. A parte sì, tipo i 7 euro più spesi, più ben spesi, certo, della mia vita. Sei entrato come in un videogioco, no? Perché alla fine eri un personaggio, ma poi anche la musica. Sembravi da Gerry Scotti. Esatto, infatti mi sentivo da Gerry Scotti. Certo. Lui non lo sa ancora, però io ero da lui. E quindi poi il 15 maggio è uscito. È uscito, esatto. Siamo a dicembre, Incontri sotto l'albero, e continua ad avere grande successo. Continua. Tanto vero che devi sapere che qualche giorno fa noi abbiamo avuto l'occasione di presentarlo nel corso di un programma con Gianna Tani, e lei ha avuto bellissime parole su questo brano. Vero. Veramente una recensione musicale che meriti, perché poi ama Napoli, ama i ragazzi di Napoli, e i ragazzi di Napoli fanno questo. Guardate che bello. Pensi che torneremo a fissare gli aeroplani senza il timore di sentirci più distanti? Pensi che torneremo a collezionare istanti e scoprire che ci basta cercarci negli sguardi? Tienimi, tienimi e stringimi più forte, straccia queste mura, non mi ricordo più. Senza nasconderci dietro sorrisi falsi, tienimi, tienimi, oh, e stringimi più forte, straccia queste mura, non mi ricordo più. Se poi cadi e poi ti rialzi, tienimi, tienimi, oh, e stringimi più forte, straccia queste mura, non mi ricordo più. Allora, il titolo di questo brano? Tienimi. Tienimi. E io ti tengo qui ospite di Dario Bicciane. Mi è piaciuta la canzone, ormai sei diventato un amico anche del canale 6, quello della musica, e quindi ci fa piacere a rotazione di ascoltare le tue canzoni. Adesso ce n'è una dal titolo Non serve domani. Cosa significa? Allora, Non serve domani nasce nel 2018 in viaggio. Questo era un brano che volevo portare, insomma, che ho provato a portare a Sanremo Giovani. Non è andato per dei cavilli, insomma, di regolamento. Perché non era abbastanza giovane? Non è... no, forse non era il giovane, forse, non so, forse non servivo. In eri troppo bravo. Era troppo bravo, esatto, no, per piacere puoi andare. E, niente, insomma, piccolo aneddoto che racconto sempre di questo brano, che all'inizio volevo chiamarlo Non serve.
Poi pensai, se poi vado sul palco e mi annunciano Nico Albano, non serve, ho perso prima ancora di arrivare di cantare. Quindi ci aggiunto domani, comunque era nel testo, non serve domani, così almeno oggi facciamo qualcosa di buono. Per okay. Domani poi se ne parla. Chissà se servirà dopo domani. Chissà. Serve oggi, per oggi farlo ascoltare al nostro pubblico. È vero, sai, non basta credere, ti puoi nascondere e restare in bilico, ma nel silenzio un sibilo non può tacere. Oh, non si impara mai a scegliere di vivere e perdere ciò che non ha. Pensavo loro sempre fingere la via più semplice, cerca tra ricordi le parole, bisogni infranti in attimi di noi, non serve domani. Semplice, qualche ferita in più, e nelle orecchie un vecchio blues, le mani in tasca, il mento in su, verso ad inventare. Oh, non si impara mai a scegliere di vivere e ridere. Non basta credere, devi rischiare ad inseguire il brivido, se no che senso avrebbe il tempo perso senza regole. Siamo in diretta, registrata naturalmente per voi con Nico in occasione del Natale. Anche questa canzone sensibile, bella, ben curati i video, sono piccole storie che tu racconti. Come nasce un tuo video? Guarda, dipende dalla canzone che voglio raccontare, ovvero se la canzone appunto ha una storia che deve essere, cioè che racconta un avvenimento, una vicenda, allora lì mi piace mettermi lì e pensare appunto e fare un pochetto, mettermi il cappello da scenografo e dire facciamo questi, facciamo, mostriamo questo, mostriamo l'altro. Se invece appunto abbiamo, cioè voglio fare un video di un pezzo più introspettivo, quindi che racconta più uno stato d'animo o ecco magari un pensiero che voglio esprimere, allora magari lì l'obiettivo è più raccontare questa cosa, quindi l'emozione, non con storie, ma con immagini che suscitino
quel tipo di emozione, ed è il caso appunto di Non serve domani. E devo dire che l'emozione si sente, si prova, ma a volte durante un'emozione si rischia di cadere. Esatto. E tu sei caduto. Sono caduto, mi sono sbucciato, poi mi sono rivestito, mi sono rivestito. Hai giocato a calcio? Giocato a calcio, era una schiappa a calcio, però insomma cadevo sempre, ho imparato a cadere a calcio. Adesso cadi in piedi. Cado in piedi, esatto. Cadere è il titolo del tuo brano. Esatto. Cosa significa? Cadere significa, diciamo, allora, per tutti cadere è fallire, no? Nel senso è il punto cui nessuno vuole giungere. E invece a me piace pensare che appunto quando si cade è il momento migliore per mostrare agli altri, esatto, ricominciare e mostrare di cosa, cioè, di che pasta si è fatti. E quindi con cadere, col mio brano, racconto proprio come sia difficile e come quanto non ti dicano quanto è difficile rialzarti e poi insomma camminare a testa alta dopo essere caduti. Nico, quando è che hai scritto questa canzone? Questa canzone l'ho scritta insomma periodo lockdown. Ed era insomma figlia di un periodo che era precedente insomma al lockdown, dove ero caduto svariate volte e mi ero fatto abbastanza male alle ginocchia, e quindi insomma dopo essere riuscito insomma a lenire le ferite, a curarle, sono riuscito insomma a mettere insieme le parole e le note per fare questo brano. Trarire i giorni, andare senza dover pensare che maglio ne mettere, armato di lettere, fiero dei passi falsi, cammino tra dune e sassi, per strada ho sepolto i guai, il peggio è passato ormai, che volti sono simili, ognuno ha i suoi limiti ed avventure da scordare, qualche livido da raccontare, vorrei sapere come cadere e non rinunciare a correre. Ti diranno non sei alternativa a rischiare e perdere. La vita parte da un sospiro, sai, quando ormai non ce la fai, trattieni ancora il fiato, nulla basta invano. Fuori il buio scende, non ci resta niente, tranne che te. Stanco dei ci sarò, dei grazie ma adesso no. Ho scritto poemi, sai, riempito quaderni, quadri e stringo i denti, che non mi vedi, che resto fermo dentro un temporale che il rancore qui non può bruciare. Vorrei sapere come cadere o rinunciare a correre. Ti diranno alternativa a rischiare e perdere. La vita parte da un sospiro, sai, quando ormai non ce la fai, trattieni ancora il fiato, nulla passa in vano. Fuori il buio scende, non si resta niente, tranne che te. Passa e grida ancora, ma stavolta falla andare via, che la notte è sola senza le sue colpe, che importa se è un errore. Vorrei sapere come chiarire, non rinunciare a correre, yeah. Lo sai, quando ormai non ce la fai, trattieni ancora il fiato, nulla passa in vano, fuori il buio scende, non
te, tranne che te. Ok, fantastico, meraviglioso, ragazzi, guardate che belli. Io ho due CD, naturalmente voi non li vedete bene perché hanno la plastica, che, eccolo qua, questo è uno, facciamocelo vedere così, insomma, problema è, ma è il verde, che so, comunque Nico Albano 1 e Nico Albano 2, questi sono i tuoi album. Esatto. Quante canzoni hai scritto? Allora, in totale 7, e ve la racconto i due, insomma, i due album. Quello in grigio, quello che c'è adesso in mano, è Neapolitan in New York. Perfetto. È l'album di Midley di cover miste inglese e napoletano. Mentre quest'altro che hai in mano è Cadere, ed è l'album EP, che contiene appunto l'EP Cadere, omonimo, con 3 brani inediti, più 3 bonus track che sono i vecchi singoli che ho autoprodotto, che sono Non serve domani, Forget Your Touch e Volersi liberi. E, insomma, l'EP Cadere è nato, come ho detto, autoprodotto, è nato durante il primo lockdown, a cui appunto abbiamo lavorato al video, alla produzione sia appunto musicale che appunto dei video, mentre Napoletano in New York, un po', diciamo, successivo, è frutto dei vari viaggi che ho fatto. Tutto è nato, insomma, da un primo medley nato alla Gaiola a Napoli. Stavamo suonando Other Side tutti quanti insieme prima di Falò. Si aggiunge questo artista con un chitalele, un po', insomma, eccentrico, e ad Other Side aggiunge Senza giacca e cravatta. Io dico, cacchio, cioè, imbazziamo noi, Senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo. E da lì, insomma, continua a suonare questo medley un po' in tutte le piazze e continua ad avere il successo della prima volta. Da lì nasce poi la sfida di crearne di altri, fino ad arrivare appunto alla collezione di 10 medley che ho raccolto e contenuto in questo album, Neapolitan in New York. Entrambi sono disponibili sul mio sito nicolbano.com. Bravo. Che potete trovare, insomma, su Google oppure su Instagram, Facebook, YouTube, basta. Grazie. Cercare Nico Albano con la K. Nico con la K, e come nasce questo Nico con la K? Allora, banalmente in realtà Nico è il mio nome, nel senso che di battesimo Domenico, infatti per molti è un trauma scoprirlo, infatti ci gioco spesso, insomma, per far indovinare il mio nome originario, non lo beccano mai. Ma da sempre mi chiamano Nico, nel senso diminutivo Nico. Mio nipotino si chiama Nick. Grandissimo. Ci avviciniamo. Ci avviciniamo. Vedi. Approvo. Allora, adesso c'è un altro brano che si intitola Forget Your Touch. Your Touch. Che cosa rappresenta? Questa in realtà è stata la mia prima produzione. Primo. Nel senso che ho scritti altri, però questo è stato il primo lavoro intero, insomma, dalla registrazione al master a poi la produzione del video. È un album, è un singolo del 2018-2017, l'ho scritto, insomma, dopo la fine di una storia d'amore, e l'ho portato un po' in giro per l'Europa. E niente, insomma, parla della fine appunto di una storia d'amore, ma le sue sonorità, la sua musicalità è molto giovane, fresca, e quindi, insomma, mi ha regalato tante soddisfazioni. Però la storia è finita. Adesso poi racconteremo qualcosa di più. Ascoltiamo. 1, 2, 3, azione. Side by side, smoking daylight cigarette by the moon is white. Get it hard to say a face, shaking tight, feeling weird going down. No, I won't be kind. Kiss the left for a second chance, I will roll, get tired. All my life won't be the same, now it's time to grow up.
vive, make it out. By the night gets darker, feel the burn, eyes full of pain. You stay here forever, you drive me crazy, and I just can't make it right. And everything's falling down. You hold me tight, I feel your heartbeat through my chest. I stare at your eyes, you can't deny that we'll never be the same. Together, it will get better, it's all over now. And I will let us go back, feel your arms in your life just one last time. Nico, bello anche questo video. Grazie. C'è un sapore cinematografico, cioè un corto, ma il tuo volto non è quello che noi siamo abituati a vedere, un po' perché forse è una delle prime esperienze. Vero. Quindi chiaramente c'è ancora quella attorialità dura, come si dice, un po' legnosa, no? Però secondo me questa storia d'amore ti ha lasciato un vuoto. Sì, diciamo, cioè, hai centrato, insomma, nel senso, sia per quanto riguarda l'inesperienza, comunque era il primo video,
la mia prima volta, diciamo, nei panni da attore davanti a una telecamera, quindi insomma non è semplice cimentarsi all'inizio, ma insomma con un po' di stravaganza, un po' di, come dire, nonchalance, qualcosa l'ho portato a casa. Però sì, insomma, il pregresso del brano, come lascia intendere il titolo, Forget Your Touch, dimenticare il tocco, il tuo tocco, comunque parla appunto della fine di una storia d'amore. Come ti dicevo, malgrado insomma le sonorità molto allegre e gioavi, in realtà si nasconde appunto una rottura. Era una relazione che durava da anni, un bel po' di anni, e che poi si è interrotta, insomma, per delle incomprensioni che si erano protratte per molto tempo, quindi è stata abbastanza sofferta, una relazione a distanza che è, diciamo, aveva sofferto anche della vita che stavo facendo anche da artista, insomma, diciamo, la ragazza non è che accettava di buon grado quello che stavo facendo, diciamo, gelosa. Oltre è un po' gelosa, sì, insomma, alla fine una relazione, praticamente tu eri fidanzato che ancora non facevi il cantautore. Esattamente. Poi sei diventato un cantautore, ti sei messo la chitarra sulla spalla, con chi sei stato? Dove sei stato? Ti sei ritirato. E questa è un po' una fatica, perché non tutti i cantautori fanno usa e getta, no? Come si dice nel gergo, oggi la conosco e domani ciao, arrivederci. No, che tu sei un ragazzo con la testa sulle spalle, hai quasi 30 anni, sei un professionista, hai un lavoro, tra l'altro, diciamo, lavori a Bologna, una grande azienda automobilistica, te la fatichi. La notte magari scrivi, nel giorno libero scrivi, provi, ti confronti con il tuo amico, magari che ti dice ma questa è buona, questa no, qui ci metterei qualcosa. Come si chiama il tuo amico con cui ti frequenti a Bologna? Peppe Simioli, che è un cognome forte a Napoli. Sì. Simioli è un attore di Un po' Stanzone, Simioli è un conduttore di Radio Garibaldi, Radio Marte, e insomma, ma a che fare con qui Simioli? Diciamo, con il conduttore di Radio Garibaldi, diciamo, per via traverse, sì, insomma, uno zio alla lontana. Io Simioli, direttore di Radio Garibaldi, lo conosco, perché devi sapere che uno dei suoi primi dischi io l'ho lanciato in occasione di Gioca Italia nel 1986-87. Fece una grande serata durante una festa dell'amicizia a Piazza della Concordia e fu uno scandalo, perché lui regalava insieme al disco dei preservativi. Scatenato lui, come omaggio a chi comprava il disco, si trovava un pacchettino. Okay, quindi allora è una cosa di famiglia essere così, perché c'è pure Peppe un po' strano, insomma, fa queste cose, sì, un po' così. Tra il cognome. È il cognome. Quello invece è il cognome. Conosco anche l'altro che ha fatto il film su Maradona e ha fatto tante cose, ha lavorato in teatro, che l'altro Simioli, Salvio, l'ho tenuto anche lui a battesimo, e gli ho consigliato una buona scuola di teatro, quindi vedi che io Napoli ce l'ho, mi piace. No? Ti devo confidare anche una cosa, che io ho fatto il praticantato a Paese Sera, a Napoli. Cacchio. Ho collaborato con la direzione artistica di Edellandia, non solo, ma ho fatto il mio primo programma sotto la direzione di Giovanni e sarà sede Rai di Napoli in Viale Marconi. E che ti posso dire? In più, poi ho tenuto tante conferenze al Circo da Stampa, alla Villa Comunale di Napoli, ho fatto tanti eventi, abbiamo fatto il premio a Capri dove abbiamo premiato calciatore Paolo Rossi durante i mondiali, insomma. Napoli, poi mi dice vedi Napoli e poi muori, no? Cioè, Napoli è meraviglioso. Quindi ho piacere di questa tua presenza e delle tue storie. A Napoli ci si innamora. Sì. A Bologna un po' meno. Però pure a Bologna. Anche a Bologna? Sì, come ma un napoletano a Bologna come funziona? Guarda, in realtà funziona, perché comunque a Bologna sta pieno di napoletani, quindi in qualche modo qui si ritrova. Pizzeria o da qualche parte. No, però diciamo, a parte scherzi, l'80% della discendenza emiliana credo sia di origine partenopea, cioè mo Santa Clara Bolognese, dove vivo, cioè, ci ho trovato sotto casa un pizzaiolo che praticamente è parente mio. Addirittura. L'ho scoperto a casa sua, ho detto, vuoi insegnare un po' la chitarra, eccetera, certo, vado a casa sua, in piscina, senti, ma tu dove sei? Marano, che diciamo... Non è proprio Napoli, è leggermente fuori.
Marano, vado, che via, sta giardino, quella, comunque lui praticamente mi appartiene, come diciamo noi, sì, siamo parenti, siamo parenti, lei è l'ex, esatto, figlio di, è mio zio acquisito. Invece tu abiti in un paese dove è nata la regina della canzone italiana. Esatto. Perché diciamolo che io ho conosciuto Nico a Sanremo, al Teatro del Casinò di Sanremo, in occasione del premio Nilla Pizzi, dove sei arrivato tra i primi. Esatto, devo dire posto. Quasi primo, insomma, quasi primo, quasi primo. Ma devo dire che in realtà Doc, il cantante che ha vinto, e tu gli sei stato dietro per pochi punti, poteva essere un bel exequo, e quella sarebbe stata la coppia vincente. Da una parte un veronese, dall'altra un napoletano, ambedue cantautori, tu con qualche anno in più di esperienza, lui alle prime armi. Però devo dire che vi siete trovati bene, sì. Avete legato, e devo dire che porti dietro la voglia di fare musica, perché intorno a te si è creata una serata straordinaria, hai fatto il dopo festival, poi dopo festival ancora, ti sei ritirato alle 5 del mattino, sei andato in giro per Sanremo, tra un ristorante e l'altro, tra un bar e l'altro, in mezzo ai giardini perché avevano chiuso tutti. Esatto, perché Sanremo, già a fine Sanremo poi chiude. Sanremo, Sanremo, ma Sanremo senza festival è praticamente nulla, la serata è uggiosa, c'era tanta pioggia, faceva freddo, e quindi è chiaro che... Però, beh, ci siamo conosciuti, e questo è importante, perché io, se che ci sono andato a fare a Sanremo, se non avessi mai conosciuto Nico, come dice De Crescenzo, che non è fare positivo, se vuoi più bene, così, ci siamo. Poi l'altro napoletano, tanto per dirti quanti ne conosco, ho conosciuto Riccardo Mazzaglia, che aveva scritto Volare con Modugno, ed è un napoletano, faceva Indietro tutta con Renzo Arbore, cioè quando c'era il Caffè Meravigliato, sì, cose, sì, sì. E quindi comunque Napoli mi sta nel cuore, ma mi sta a cuore anche il tuo lavoro, la tua personalità, quindi cosa stai facendo adesso? Allora, hai un bel patrimonio di canzoni pubblicate, hai un bel revival, hai anche delle esperienze on the road, sulla strada. Tante. A te piace il marciapiede. Io adoro il marciapiede. Un uomo da marciapiede. Esattamente. Mi piace lo sguardo, insomma, della gente che ti guarda, che non sa se ci sei, se ci fai, e poi rimane sbigottita quando canti e non sa come, insomma, come ringraziarti per avergli allietato la giornata. Quindi quello per me è impagabile. Allora, qui adesso abbiamo un fascicolo nuovo che non avevamo previsto, perché visto e considerato che io ogni intervista cerco di dare un contributo anche affettivo da un punto di vista giornalistico, non mi è mai capitato di intervistare un ragazzo di strada. Che significa? Significa che, anzi, un ragazzo, ma direi anche meglio, un artista di strada. A volte l'artista di strada è un personaggio che fa la scultura, a volte è un giocoliere, a volte è un prestigiatore, a volte è semplicemente un mimo che con la sua immagine fa delle posizioni. Nel tuo caso è più complesso, perché devi portarti l'amplificatore, la chitarra, il microfono, devi comunque affrontare un pubblico inedito che non conosci la sua musica, il gusto che può avere, devi cercare di essere più generalista, un po' con la televisione, per tutti, bambini, grandi e piccoli. Quindi come ti approcci alla strada? Allora, facciamo conto che questo succede molto spesso a Londra, succede a Milano, succede a New York, succede a Chicago, quindi parliamo anche di un artista con lo spessore internazionale, lui ci ha girato l'Europa, sì, con questo, e ci hai anche vissuto, ci hai pagato le spese, perché ti sei pagato l'albergo, ti sei pagato a mangiare, c'è anche rispetto a tanti anni fa. Tanti anni fa era un po', c'era la fisarmonica, adesso vorrei, senza togliere nulla, ma non c'era la maturità del pubblico. Oggi un artista si esibisce sulla strada, ha il suo spazio, insomma, cioè, vedi, sono tanti festival di strada, e il pubblico ripaga facendo una propria offerta libera. Quindi tu non ti aspetti nulla, però già il fatto che ti applaudono, e poi c'è la monetina, esatto, questo ti aiuta. Quanto ti ha aiutato avere la maturità affrontando il pubblico, non vergognarti di nulla? Quanto ti ha aiutato? Cioè, quanto questo ti ha reso forte fisicamente? Quanto tu affronterai il futuro?
questo palcoscenico è il più duro, diciamocelo. È proprio così, è proprio così. Diciamo che mi ha aiutato quasi su ogni punto di vista, sia dal punto di vista, insomma, artistico, sulla tecnica, appunto, di come suonare la chitarra, come cantare, sia su come pormi con il pubblico, appunto, viene lì non per ascoltarmi, ma in realtà sta là per, insomma, per farti dei suoi, per farsi giri, eccetera. Quindi io devo, appunto, devo conquistare l'attenzione, devo conquistare ogni secondo del loro tempo. E per cui questa esperienza mi ha dato, appunto, modo di capire quali siano chiaramente i pezzi, i brani, i momenti più adatti per, appunto, farsi sentire. E chiaramente poi mi ha dato anche, come dire, ha fatto fare le ossa sulla resistenza, perché poi lì non hai 3-4 ore, perché 3-4. Poi fa mezz'ora che non va bene, esatto, un'ora non c'è nessuno, poi arrivano e a un certo punto arrivano tutti e tu sei stanco di 4 ore, esatto. E quindi quando dovresti dar di più, esatto, tu già fai chiuso, sei arrivato alla fine, chiudi la bottega, esatto, quindi vanno... Allora raccontami un po' la prima volta che c'è sempre una prima volta, c'è, no? Sempre una prima volta. Che cosa hai combinato? Dove sei andato? Allora, qual è stato il tuo primo marciapiede? Il mio primo marciapiede è stato Piazza Marciapiede, Gazebo, per carità, non confondiamo con altri. Esatto. Allora, prima volta, diciamo, in strada generale, io sono stato, era a Gallipoli, avevo un Cube Street, insomma, un amplificatore minuscolo a pile, che cioè sarà stato tipo 5 watt almeno, cioè mi sentivo solo io. Chitarra, asta, a parte già portare tutta la roba appresso è una faticata incredibile. Infatti, insomma, ho perso 5 kg soltanto per portare la roba per strada. E niente, insomma, era in pratica, insomma, vicino al centro storico di Gallipoli, poco prima del Ponticello. E niente, mi metto, sai, timido, non sai cosa fa, canto, non canto, perché poi in quel momento ci sta quell'attimo di attesa tra quando stai montando e dici, vabbè, devo montare, non pensare a nessuno, perché vabbè, ti senti un po', dico, no, cioè, ok. Poi quando ti metti lì, c'è la chitarra, poi la gente ti guarda, perché magari c'è lì perché si sta mangiando, e c'è, ma chissà che cazzo fate? E tu dici, ma mo che faccio? E quindi, insomma, c'è, cioè, quell'attimo, poi inizi a suonare, te lo scordi. E devo dire che è stato, diciamo, un battesimo del sangue, è andato molto bene, insomma. Ricordo che la prima volta sono stato pagato con un torrone, quindi, insomma, a Gallipoli c'è un torrone. Sono stato andato, oltre che qualche speech, eccetera, con cui siamo pagati delle crepe, però ho avuto anche un torrone, quindi, insomma, mi ha detto, ok. Quindi, pure se non mi pagano a soldi, a mangiare, mangi sempre. E quindi, insomma, questo è il modo giusto di continuare. Poi, è chiaro, da lì siamo fatto la prima volta, poi perché no, la seconda, la terza, e poi, insomma, è una droga. Poi ti piace. Poi piace. Ci trovi gusto. Tanto. Ma se dovessi scegliere tra una strada e un palcoscenico? È difficile. Diciamo, però... un piccolo palcoscenico, facciamo una cosa. Esatto. Un palchetto, un gazebo in un paesetto, una festa patronale e il marciapiede di Londra oppure a Lincoln, che ne so, a Miami. Allora, diciamo che dipende dal parcheggio dal palchetto e dalla strada, perché ci sono piazze come per esempio Piazza Maggiore a Bologna, cioè lì è, non dico, è come San Siro, però là c'è, ti senti veramente, c'è, ecco, tanto. Ma il rapporto con la pubblica amministrazione, cioè i vigili urbani, ecco, quando vedono questo banchetto, che naturalmente non hai un'autorizzazione, che però molte volte la potresti anche avere, perché comunque è regolamentato da una serie di attività, quindi fa parte comunque di una esposizione sull'amministrazione Milano, per esempio, lo spazietto ti viene concesso, puoi fare anche questa attività. Magari in alcuni paesi paghi la tassa, in altri ti pagano perché tu possa cantare in marciapiede. Sono dei comuni tipo la Romagna, Rimini, Riccione, ma devo dire anche la Puglia è diventata un po'... Sì, ma si è aperta molto di più. La Film Commission della Puglia aiuta queste realtà giovani. Ma in realtà poi tu sei un piccolo imprenditore. Sei piccolo imprenditore, esatto. Quindi come funziona? Allora, diciamo che è una domanda un po' ostica, già sai, ho paura di come rispondere, perché magari, non so, se bussano i carabinieri mi vengono a prendere direttamente qui. Quindi, insomma, è un po' difficile da rispondere. Però dove riesco a prendere i permessi, ci riesco. Esempio, appunto, per Milano, che sono iscritto, insomma, all'albo degli artisti di strada per Stradarte, stessa cosa per Bologna. Mentre per le città dove non ci sono questi tipo di... Sei iscritto all'albo degli artisti di strada? Sì. Bello.
Bello. Quanto senti l'artista di strada? Cioè, quanto te lo senti dentro? Perché guarda che è un'arte. Cioè, voglio dire, è come il pittore, sai, il caricaturista che si mette a Firenze oppure ai Navigli di Milano. Cioè, ecco, quanto ti appaga il pubblico della strada? E cosa nasce dalla strada? Nasce un rapporto con qualcuno che ti ferma, dice come ti chiami, ti lascio un biglietto da visita, magari ti invitano a un compleanno, certo, una festa. Guarda, penso di aver conosciuto più persone per strada che in centinaia di locali che ho frequentato. Ti racconto questo episodio che forse è quello più emblematico. Due oramai carissimi amici che erano due fan che mi hanno conosciuto perché mi hanno ascoltato a Bologna, in Piazza Maggiore. Insomma, stavano affrontando un periodo difficile della loro relazione, ma ascoltandomi in quella giornata si sono riavvicinati e poi, insomma, è risbocciato l'amore e hanno deciso di sposarsi. E mi hanno chiamato ringraziandomi e mi hanno invitato appunto a suonare al loro matrimonio. Quindi per farti l'esempio di quanto poi possa essere potente l'arte di strada. Quindi è stato un anno difficile per te? Questo anno tantissimo della pandemia, perché lì non era possibile. Sì, infatti mi sono rifugiato nei social, mi sono messo là e insomma, quindi sei concentrato sulla strada virtuale. Sulla strada virtuale, perché sulla galattica. Su quella galattica, esatto, nell'etere, insomma. Tu sei un uomo libero. Sono un uomo libero, sì. Volersi liberi. Questa è una bellissima domanda, insomma, libero è difficile. Secondo me a tutti noi piace pensarci liberi. Forse pochi riescono adesso al 100%. Io per la mia considerazione di essere uomo libero mi avvicino parecchio. Ci sono molte cose che non faccio mi sento costretto a fare, però insomma volersi liberi credo sia un bel obiettivo, un bel traguardo che secondo me tutti dovremmo avere. A chi è dedicata questa canzone? Volessi liberi in realtà era insomma, dedicata a una relazione che ho, un'altra relazione che non è andata a buon fine. Quindi dopo quella relazione... Quante relazioni hai avuto in questi anni? In questi anni, ma non ne contiamo, non si contano. Non si contano. Allora, chiaro, quelle importanti ne sono poche. Quanto dura una relazione di un cantautore, più o meno? Dipende. Nel senso, non è facile... Ma sei tu che lasci o vieni lasciato? No, allora, bisognerebbe dire che sono sempre io che lascio, ovviamente. Però in realtà succede anche il contrario. Insomma. Perché donne sono gelose, perché non accettano la tua versione. Sì, è difficile stare dietro... secondo me è un sognatore che insegue costantemente il suo sogno. Secondo me quello è un sognatore che segue il suo sogno. Volersi liberi, Nico Albano. Gelidi senza tremare, sotto gocce suonano venti. Resto tace, credimi, si può tentare di camminare a passi incerti, soli, senza mai mutare. E se ti importa un po', tu resta qui, chiamarsi a volte non fa.
quanto resterò fermo ancora finché tu rimani. E se ti importa un po', tu resta qui, chiamarsi a volte non fa rumore, ma non nascondermi così. Ingannami, illudimi, convincimi che può bastare solamente volersi liberi, liberi, oh, 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 oh. Nico, abbiamo passato quasi 60 minuti, ci vogliono altri 5 per finire un'ora. In un'ora si possono fare tante cose, ma 4 ore non sono sufficienti a volte per lavorare in concerto sulla strada. Sei infaticabile. Qual è la tua aspirazione? Allora, adesso sta per arrivare il nuovo anno, siamo sotto Natale, Santo Stefano, 31, e poi come farai il 31, dove sarai il 31, ma chissà, primo dell'anno, nuovo anno, vita nuova, anno nuovo, si butta tutto quello che è l'anno precedente. Che cosa vuoi essere? Allora, al di là della professione, cioè, chiaro, artista, sognatore, no? Sognatore. Tu sai che la filosofia che ho sempre avuto, tu hai visto qui lo studio, c'è tanto Disney, c'è tanti Topolini, sono tanti libri, tutto ciò che sogni lo puoi realizzare. Tu sei un sognatore. Mi è piaciuta questa chiusa prima della canzone, tra l'altro anche questa molto bella. Il sogno a occhi aperti. Cosa vuoi? Tu fra poco fai 30. Sì. Tre decenni, no? Diciamo 3 volte 10. 2 volte 15. Quindi dal boys, dal ragazzino all'uomo, si è trasformato. Le tue storie le hai avute, alcune è andata bene, alcune un po' meno. Sei ancora libero di affrontare il mondo, ma hai sicuramente le idee chiare, perché sei un ragazzo che si è autoprodotto, hai scritto delle belle canzoni, hai fatto delle belle cover, sei in grado di affrontare un concerto, quindi ti manca niente, c'è lo strumento. Tra l'altro tu non suoni solo la chitarra, ma fai anche gli effetti, i cori, sì, i lamponi. Sì, 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 insomma... Sei bravo, sei un ingegnere del suono. Quindi ascoltare te, mettere insieme i cori, le cose... Cioè, ci sono anche altri artisti che ti ammirano molto. A Sanremo ti hanno apprezzato anche dietro le quinte, e tra l'altro quando ti sei esibito l'applauso è stato scrosciante, quindi non solo l'applauso del pubblico della sala, ma anche dei tuoi colleghi. Quindi la domanda finale, quella di chiusa, è quello che è il tuo progetto e qual è il tuo futuro, come lo vedi? Lo sogno, lo vogliamo realizzare? Certo, allora il mio sogno è quello di trasformare quello che sto facendo come seconda attività, come prima, quindi di diventare un cantante, insomma, a tutti gli effetti. Quindi suonare nei palchi giusti, farmi ascoltare, insomma, da abbastanza persone, insomma, di quanto... Sì, io passerei magari dal marciapiede all'ultimo piano del esattamente, palazzo. Esatto, scaliamo le scale. Che forse l'ha fatto, questo, esatto, sì, mi pare che dalle strisce pedonali sono passati su, esatto. Forse devo bussare, secondo me devo iniziare a bussare, no, basta l'ascensore, basta l'ascensore, l'ascensore, okay. Giusto, basta sapere aprire il la scaletta, la porticina. Una volta si andavano a stendere i panni, in questo caso mi piacerebbe, lo sai che quasi quasi troviamo un bel grattacielo, Milano, Pirelli magari, ma è alto, quello lì della regione. Ci piace quello. L'ultimo piano, lì ti guardi tutta Milano. Dall'alto. Non so, non... Allora, sogni nel cassetto, cantante, canzoni nel cassetto pronte ad uscire. Quante ne hai? Guarda, pronte, proprio che sono lì per uscire, che le devo mantenere, perché sennò cioè, fanno guai, e sono già 5. Quindi... Perfetto, quindi 5 brani. Allora, tu a Bologna hai un tuo studio. Esatto. Fai i provini, mischi, poi c'è un amico che ti dà la mano, esatto. Questa che ne penso, esatto. Quindi sei uno che è in grado di fare un arrangiamento, una musica, quindi prendiamo impegno ai primi del mese di gennaio, ma anche alla fine di gennaio, ci ritroviamo e vediamo che cosa succede. Vabbè. Perché ti dico, oggi ho passato una giornata con te, è stata bellissima,
ti ho conosciuto meglio, ho approfondito, ma anche i nostri telespettatori. Io ho voluto fare dal vivo quello che normalmente si fa in privato, anzi peccato che non abbiamo iniziato prima, perché magari tra un caffè, un bicchiere d'acqua, una gomma masticante, ci siamo detti tante altre cose, e soprattutto mi farebbe piacere la prossima volta avere con te il tuo, diciamo, compagno di stanza, anzi vicino di appartamento, che da compagno di stanza vi siete allargati lo studio, chiaramente, cioè da una parte vivi e dall'altra parte c'è lo studio, perché poi praticamente così, che è Simeoli. Quindi lo invitiamo, magari ci ritroviamo qui tra 30-40 giorni, che ne so, appena sei pronto, e vediamo se riusciamo a fare questo miracolo, perché secondo me Milano ti chiama, cioè io sono felice di essere a Milano, perché Milano ti dà tante opportunità, e io sono convinto, e devo dire che oggi mi ha colpito anche Gianna Dani, perché quando io ho visto l'intervista che è rilasciata a Gianna, e tu ti sei trovato coinvolto quasi per caso, perché lei ha dichiarato di amare Napoli e i napoletani, e caspita, ho detto, ma allora sai com'è, ogni occasione è buona, un po' come la strada, no? Certo, passa certo. Quello giusto e vai. Qual è la strada più bella di cui hai un grande ricordo? Questa pure è complicata, guarda, tu ti diverti a farsi domande. Sì. Guarda, le strade più belle, direi che forse tra quelle più fighe, cioè quelle che porto nel cuore per tutta la, insomma, quello che mi ci ha portato, in realtà è la piazza principale a Lubiana, che è in Slovenia. Lubiana. Sono stato, anche lì sono stato. Tournè con Moir Orfei, Jugoslavia, tra l'altro c'era Clemendor, che era un fakiro indiano che si trasformava, faceva delle cose incredibili. L'ho portato a fare la televisione a Lubiana, pensa, eravamo in un paese, l'aereo, beh, Lubiana, mi piace, vecchia Jugoslavia. Ma bei boschi, bei posti. No, ma è fantastica. Guarda, ci siamo andati, appunto, che... Cioè, e lì cosa cantavi? In lingua napoletana? Ovviamente ho cantato in lingua napoletana anche lì, insomma. Se vuoi napoletano, allora io vi permetto che sono stato a Mosca, all'aeroporto, Napoli, o sole mio, volare, sole mio, volare. Cina, Napoli. No. Stati Uniti, Napoli. Chicago, New York, Los Angeles... Germania, Stoccolma, Australia, Messico, Napoli. Cioè, quindi già essere napoletano e gesticolare. È gesticolare, esatto. Parti... Gesticolare, che tu hai anche tu. Io ce l'ho. Io un po' l'ho preso anch'io. Infatti ti vedi. Intanto sì. Mi muovo. Cioè, però ci puoi lavorare. Che noi allarghiamo, stringiamo, cioè potremmo dettare una lettera a gesti. È un alfabeto diverso poi. È così. Molto particolare. Cioè non stanno fermi le manine, no. La cosa divertente è che io, mi hanno fatto notare quando sono stato a Londra, che io gesticolo anche quando sto al telefono, che non ha senso, perché non ti vedono, non ti vede chi sta al telefono, però io gesticolo così. Dovevo provare. È spettacolare. Questa puntata speciale la mandiamo in onda nei giorni di festa, diciamo, dai prossimi giorni in poi, sono candina, andiamo in onda. I tuoi auguri a quelli che non ti conoscono, esatto, ma soprattutto a quelli che ti conoscono e ti vogliono bene, che sono i tuoi fans, i tuoi familiari, i tuoi amici, i tuoi colleghi. E quindi ti lascio a te la chiusura e ti lascio a te fare degli auguri importanti di questo Natale, felice anno nuovo, e anche di speranza per il futuro, perché poi se stai bene te stanno bene anche i tuoi ospiti. Mi auguro. Certo. Quindi se tu canti con felicità. Guarda, certo. C'è un unico video dove tu fai un po' fatica, poi invece il sorriso ti restituisce la dignità, la forma, la professionalità. Quindi col sorriso i tuoi auguri di questo Natale, di questo fine anno. Certo. Ragazzi, tantissimi auguri di buon Natale, buone feste a voi colleghi di Lambo, non fate guai, mi raccomando, perché poi insomma, già sappiamo, quindi finiamo bene, così iniziamo meglio. Ai miei familiari, mamma, papà, insomma, mi dovete sopportare, non fa niente, insomma, ogni tanto faccio le cose mie, però già sapete, ai miei fans, seguitemi sempre, Nicolbano con la K. Potete seguirmi ovunque, Instagram, Facebook, Spotify, eccetera. E ultimo, ma non ultimo, Peppe Simeoli, che mi ha portato a casa dopo. Quindi ci sei.
mi raccomando, non dormire perché io sono stanco. Va buono? Mi piacciono questi auguri, mi piacciono, amici telespettatori, io vi ringrazio per essere stati con noi. Penso che una bella puntata così c'era un po', ci mancava, anche perché è dal vivo, quindi non c'è più quella distacco, no? E alla faccia della pandemia noi qui ci siamo fisicamente. Io credo molto in Nico, credo nelle sue canzoni, nei suoi testi, e il prossimo anno riparleremo con lui, andremo ad ascoltare le sue nuove canzoni e magari chissà che questa volta non potete acquistarlo in negozio fisico, un bel album, un bel CD, un bel viaggio musicale attraverso le sue storie, i suoi racconti e le sue sensibilità. Terminiamo qui il nostro appuntamento e noi ci vediamo alla prossima con Incontri sotto l'albero. Voi tutti, mio più cordiale, buonasera. Anche più facile. Esatto. Alberto Rocco Maria Sala.
L'ultimo dei dinosauri di Sebastiano Sandro Ravagnani. Alberto Rocco Maria Sala, The Consultant for Business Administration in Security and Risk Management. Lo spirito di un uomo contemporaneo che ha saputo costruire un'avventurosa esistenza con un up and down emotivo ed adrenalinico, come fosse un action movie. Un reale, agguerrito ed incessante combattimento nella giungla della vita, con il sacrificio e la volontà di un vero street warrior, mantenendo quella umanità che rende grandi gli uomini semplici in un crescendo di esperienze e difficoltà fino a diventare manager e consulente internazionale.